Ciao a tutte e benvenute nel mio canale di YouTube. Allora, oggi faremo questo cappellino che è adatto sicuramente per non lo so, forse i miei nipoti hanno 15 mesi, però insomma, siccome vedete si allarga, quindi è valido anche per altri bambini, cioè, ma le misure sono queste. Poi chiaramente se cambiate il tipo di lana, io sto usando una lana baby, questa qui, vi faccio vedere l'etichetta, per questo sto usando una lana baby, e questo qui, ma la trovate, è lavorabile con i ferri numero, se non sbaglio, con i numeri 2,5, 3, e io invece l'ho lavorato tutto con i ferri numero 4. Invece quest'altro qui è fatto con questa lana qua, un po' più antica, pure questa è lavorabile con un 2,5, vi dico perché è antica, e questa qui invece è lavorabile con i ferri 3,2. Io ho lavorato tutto con i ferri numero 4, quindi vedete un po' voi. Perché vi dico perché è antica? Perché questi tre colori li ho trovati in una busta in un negozio di usato, ma erano sigillati, chiusi, insomma nuovi, e li ho pagati tutti, non so se 3 euro, ma non adesso, un paio di anni fa. Però io tante volte riciclo, questa è pura lana comunque, questa, mentre questa credo che sia un po' mista, se no non mi vorrei sbagliare. No, pure questa è lana merinos, infatti questa è un po' più morbida rispetto a questa. Ok, quindi bando alle ciance, si dice così. Ho utilizzato questi ferri che per me vanno benissimo, però potete utilizzare, e poi ve lo spiego mentre, insomma, del lavoro, potete utilizzare sia questi ferri qua, sia i ferri circolari che i ferri normali, perché ognuna di noi ha questo modo di lavorare un po' diverso, ognuno usa i suoi metodi, insomma. Ok, vi lascio al tutorial. Un'altra cosa, fatemi sapere dove mi avete trovato, se per caso mi avete trovato su Facebook, oppure così girando su YouTube, mi fa molto piacere questa cosa di sapere. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Vedete in fondo, sotto al video, qua sotto proprio c'è scritto iscrivetevi, in una strisciolina rossa, e c'è anche una campanella, cliccate anche sulla campanella e sarete aggiornati sui miei video. Vi arriva una notifica quando io inserisco i video online. Ciao a tutte e buon video. Allora, mi sono persa la prima parte del tutorial di questi cappellini, vedete? Me la sono proprio persa, quindi non la trovo più, non so dove è andata a finire, ma non importa, vi facciamo tutto quanto il primo video. Allora, il primo video consisteva nella presentazione della lana, intanto alla fine l'avevo già ripresentata, e poi consisteva anche nella lavorazione con questi ferri, che sono i ferri a doppia punta. Allora, questo cappellino lo potete realizzare sia con i ferri a doppia punta che con i ferri circolari, ma anche con i ferri normali. Per avere questa dimensione, vedete, questa qui è una dimensione per un cappellino da 1 anno e mezzo, 2 anni, insomma questa è la misura, diciamo. E vedete, finisce con la punta, perché è un cappellino tipo il fetto, c'è anche il golfino, così io ho fatto i golfini uguali e i cappellini. Allora, che dire, io monterò adesso, questa è una lana baby lavorabile con un 3,5 circa, io la sto lavorando con i ferri numero 4. Montiamo 77 maglie. Se utilizzate i ferri normali, montate 2 maglie in più che saranno il vivagno. Per chi invece lavorerà con i ferri a doppia punta o i ferri circolari, l'importante è montare solo 77 maglie. Quindi io adesso monterò, a prescindere, vedete, ho portato l'azzurro, monterò queste 77 maglie e poi vi spiegherò anche come vanno lavorate. Quindi adesso monterò le maglie e poi ne riparliamo. Ho montato 77 maglie. Adesso questa parte da qui in poi sarà solo per chi utilizza i ferri a doppia punta, per gli altri lavorate come di consueto. Quindi questo piccolo passaggio è solo per chi utilizza questi ferri. Quindi utilizzeremo 4 ferri a doppia punta, di cui uno sarà il jolly. Quindi monteremo adesso queste 77 maglie, lavorandole tutte al dritto, le monteremo su 3 ferri diversi, quindi più o meno saranno 25 maglie per ogni ferro, sì. Quindi adesso io monterò, vedete, 2, 3, quindi ne passerò 25 su questo ferro e ci rivediamo. Per gli altri, mentre le passo, ne parliamo. Per chi invece utilizza i ferri circolari o i ferri normali, chiaramente lavorerà la maglia rasata. Per chi utilizza i ferri normali, la maglia rasata. Per chi utilizza i ferri circolari, lavorerà in tondo tutto al dritto. Io preferisco molto lavorare con i ferri questi che non con i ferri circolari, sono sincera, però ognuno ha il suo modo di lavorare. Anzi, per dirla tutta, preferisco i ferri normali. Però allora continuerò così e monterò queste 25 maglie su questo ferro e poi vi farò vedere come montare le altre maglie. Ok, più o meno, Allora, ho montato le 25 maglie, più che montato, ho passato le 25 maglie su quest'altro ferro. Una cosa, se non volete come montare le maglie montate come più vi piace. Io adesso vi metterò un link per il montaggio delle maglie in maniera tale che potete andare a vedere e scegliere quello che vi piace di più tra le maglie, di come si montano le maglie. Allora mettiamo queste maglie un po' in attesa proprio al centro di questo ferro e ne prendiamo un altro, lo passiamo sotto in questo modo e andiamo a lavorare ovviamente altre 25 maglie, quindi 25 più 25 saranno 50 e il resto rimarranno sull'ultimo ferro. Adesso io, pure se so 26, non è un problema, quindi me le passo di qua un po' di maglie, non è che proprio devono essere tutte uguali. Allora io di solito quando comincio un lavoro inizio sempre con un mezzo ferro in meno per fare il montaggio delle maglie, mezzo punto. Qui in questo caso non l'ho fatto perché, essendo un cappellino, è meglio che sia morbido e quindi non tiri, e quindi vado avanti così. Adesso monterò un po' di maglie su quest'altro ferro, lo passo così e ci siamo quasi, altri 2, 3 e poi vi faccio vedere. Ecco qua, basta. Le metto anche queste in attesa al centro del ferro e ne prendo un altro che è questo qui, e come vedete ne abbiamo 1, 2, 3 e 4. Allora c'è sempre il jolly, quello che scusate, non vi ho fatto vedere in questo modo, ecco. Allora il jolly, dicevo, servirà proprio per andare a lavorare e in tondo, quindi il jolly servirà per ripassare le maglie sul ferro lavorandole, mentre quell'altro rimangono in attesa su altri 2 ferri. Vedete, questi 2 sono in attesa, questo è il jolly, con questo jolly lavoro e ovviamente appena queste maglie sono passate sul jolly, il jolly diventerà l'altro, quello che si svuota dalle maglie lavorate. Vedete, ecco qua, e stiamo lavorando in tondo praticamente. Ancora no, perché devo andare a chiudere lì, però insomma questa è la lavorazione con i ferri a doppia punta, e sono più per me è più veloce lavorare qua che non i ferri, però come ripeto poi dopo siamo tutti diversi, ognuno poi ha questo, un modo diverso di lavorare, perché magari la nonna, la mamma, la zia, la sorella gli ha insegnato in un modo, e quindi è ovvio che continuerà a lavorare come meglio preferisce, come meglio sa utilizzare i ferri. E poi ho notato che ci sono più persone che utilizzano l'uncinetto che i ferri. I ferri sono un po' antipatici, non so, a me piacciono sinceramente molto di più, cioè il lavoro viene più compatto, non c'è niente a che dire rispetto all'uncinetto, però alcune cose sono molto belle l'uncinetto, tipo tante cose, l'estate eccetera. Vabbè, sono arrivata all'ultimo, intanto che ci siamo fatti questa chiacchierata, e questo è il jolly. Allora, vedete, siamo messi così praticamente. Adesso sistemiamo bene, perché ecco, questi vanno sotto, questi vanno così e questo va così. Adesso io ovviamente questo va così, ecco, praticamente questi qua così sarebbe un ferro unico. Allora adesso andrò a lavorare, questo me lo porto più vicino. Sì, scusate, perché adesso chi vede per la prima volta dice oddio no, perché tutti sti ferri in giro, non è vero, ecco qua. Allora adesso io che farò, lavorerò con il jolly questa maglia qui, vedete, poi all'altra, ecco così, e si attaccano tutto qua. Quindi il jolly servirà appunto per lavorare, vedete, ecco qui, e continuerò. Questo riportiamolo un pochino, se no mi sfuggono, attenzione a non fare sfuggire le maglie. Ecco, l'unica cosa, i ferri magari sfuggono, sfugge tutto, mentre l'uncinetto non è un problema, difficile sfugge una maglia, la riprendi, ma non è un problema. Allora io continuerò così. Come continuiamo? Adesso avete visto praticamente la parte del video che avevo perso, ecco qua. Chiaramente continueremo a lavorare, vi faccio vedere, continueremo a lavorare per 7 ferri. Io ho cambiato ogni 7 ferri, vedete, ho cambiato colore fino ad arrivare a 10 centimetri, quindi poi a 10 centimetri, vedete il video c'è no, quello non l'ho perso. E vedete, se volete farlo tutto di un colore, ovviamente arrivate fino a 10 cm e basta. Se volete fare 3 righe colorate, insomma, come volete voi, è bello perché lo potete scegliere voi come fare il colore a questo cappellino. Vedete, questo qui io l'ho fatto uguale e il colore è sempre quello, 7777, sono arrivata a 10 cm, e questo sarà uguale 7777, sono arrivata a 10 cm, perché il mio campione era 18 maglie 10 cm. Questo per quanto riguarda, no, non ve l'avevo detto questo, mi raccomando, è importante, anche se il campioncino che farete magari saranno 19 oppure 20, non è un problema, l'importante è che non siano 15, altrimenti dovete montare più maglie. Quindi se il campione che fate 18 maglie sono 10 cm, oppure 19 maglie 10 cm, potete adottare questo sistema delle 77 maglie. Ok, quindi adesso vi lascio, perché il video è inutile che io lo porto avanti, c'è già un bel pezzo di video già montato, praticamente successivamente il video sarà che partirà dai 10 cm, quindi fin qui ci potete arrivare sia modificando i colori, magari fate 4, 4, 5, 5, insomma come vi pare. Vi lascio, questi avete visto come funzionano, molto molto facile lavorare con i ferri a doppia punta, penso che ci farò anche altre lavorazioni. Grazie a tutti, ciao a tutti, e vi lascio al proseguimento del tutorial, ciao ciao. Allora, ho finito il giro, come avevamo detto cambiavamo colore ogni 7 giri, ma questo non è una cosa importante, perché poi ognuno il colore se lo fa come vuole, però la cosa importante sono i 10 cm. Io ho finito di fare i miei 10 cm e quindi adesso proseguo, ecco qua, proseguo con le calature. Allora siamo qui, allora abbiamo finito di fare 10 centimetri e ora siamo proprio qui. Dobbiamo fare 11 maglie al dritto e 2 maglie insieme e fino a tutto il giro, cioè iniziamo 11 maglie al dritto, 2 maglie insieme, 11 maglie al dritto, 2 maglie insieme, e tutto questo lo dobbiamo fare. Allora facciamo un giro così, poi facciamo 3 giri al rovescio, al dritto, scusate, maglia rasata al dritto. Se lo state facendo chiaramente con i ferri normali farete un dritto, un rovescio, un dritto e farete di nuovo le calature sul dritto. Allora io devo cambiare colore qui scusate scusate, allora ecco qua, passo sempre questo. Avete 3 modi per fare questo cappellino o con i ferri normali o con questi qui a doppia punta oppure con i ferri circolari. Questa è una vostra scelta. Allora abbiamo detto che dobbiamo fare 11 maglie, se avete montato più maglie vedete di dividerle, perché in tutto dobbiamo fare mi sembra una 10ina di calature. 7 ne dobbiamo calare, 7 maglie, 3 4, quindi vedete di dividervi queste 7 maglie 4 5 6 7 8. Mi sono dimenticata di tagliare questo, tagliamolo subito. Abbiamo detto 8 9 10 e 11. Sono arrivata all'11ª. Cambio e faccio 2 maglie insieme. Ora riprendo e faccio di nuovo 11 maglie, 1 2 e così tutto il giro. Ok, sul ferro dovranno rimanere 70 maglie. Ecco qua. Quanti ne ho fatte? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 insieme, ecco qui, e ricomincia da 1, quindi facciamo tutto questo giro con queste diminuzioni e poi facciamo altri 3 giri di maglia rasata e ci fermiamo quando stiamo, se avete i ferri normali i giri sono 3 per chi lavora con i circolari e con questo tipo di ferri, altrimenti ci rivediamo quando avete fatto. Questo è il dritto, praticamente stiamo sul dritto del lavoro, quindi dovete fare un rovescio, un dritto, un rovescio e ci rivediamo quando state di nuovo lavorando sul dritto. Quindi 3 ferri, oltre a questo delle calature in tutto sono 4, quindi questo è il primo più 3 ferri. Ok, ci rivediamo tra un pochino. Allora iniziamo. Allora ho finito di fare questo terzo giro, 3 giri avevamo detto al dritto e siamo qui. Adesso invece di fare 11 maglie ne faremo 10, quindi faremo 10 maglie al dritto, 2 insieme e poi faremo ancora, finito tutto il giro di fare 10 maglie al dritto, 2 insieme, 10 maglie al dritto, 2 insieme, faremo 3 giri al dritto. Le maglie che rimangono sul ferro dovrebbero essere 65. Allora vediamo insieme, facciamo queste prime 10 maglie e quelle 2 insieme, poi per il resto andiamo avanti 2 3 4 5 6 7 8 9 10, e qui a questo punto ne manca una perché sta sull'altro ferro, quindi o appoggiamo questa sull'altro ferro, ecco qua, eccola qui, e le prendiamo 2 insieme. Aspetta che questo l'ho messa male sul ferro, ecco adesso va bene, ecco qua. Quindi continuiamo questo giro, facendo 10 maglie al dritto, lavorando 10 maglie al dritto e 2 maglie insieme. Facciamo tutto il giro e poi faremo 3 giri al dritto, io dico 3 giri al dritto, quindi 3 giri di maglia rasata. Quando siamo nuovamente sul ferro dritto ci rivediamo per fare il ferro successivo, ok? Allora, facciamo insieme quest'altro giro di calature. Siamo qua al terzo giro di calature. Questa volta dovremmo fare 9 maglie al dritto e 2 insieme, ma i giri poi non saranno 3 ma 2 solamente, quindi faremo questo giro qui, il giro che questo è 0, diciamo, come giro, poi faremo un giro al rovescio e nel giro successivo, che è il secondo, 2 giri, e nel terzo, qui nel terzo facciamo praticamente qui. Poi chi lavora con i ferri normali si troverà a fare le calature sul rovescio, chi invece lavora sui ferri come me, questi qua, o sui ferri circolari, il problema non sussiste, sarà sempre sul dritto perché, come ripeto, è tutto dritto. Quindi faremo un giro togliendo, facciamo 9 maglie al dritto e 2 insieme, poi faremo 2 giri al dritto, quindi questo qui delle diminuzioni è il, diciamo così, il ferro 0, poi ne facciamo un altro ancora, e sul terzo caliamo, prima invece calavamo su quello dopo, quindi 1 2 3, se vi capita 4, che la maglia da calare 5 6, aspetta ve lo dico, 7 8 e 9. Se vi capita che le maglie invece da calare sono di qua, oppure una e una, cercate di unirle. Quindi questa è la mia prima calatura, finisco questo ferro di calature, ne faccio altri 2 e poi ci rivediamo. Ah, però qui io volevo cambiare colore, vabbè, lo cambierò al prossimo, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sì, volevo cambiare colore, quindi adesso io riguasso qui e rifaccio le 9 maglie, però con l'altro colore, perché come dicevo all'inizio che cambiamo ogni 7 giri, cambio colore. Quindi ero arrivata a 7 ma non mi ricordavo assolutamente. Così con l'occasione vediamo come si guasta, perché può capitare che uno si sbaglia e quindi è giusto che uno fa vedere pure. Allora qui avevo fatto 2 maglie, quindi le riprendo, io non smonto tutto e tiro, perché altrimenti poi mi perdo sempre qualche maglia. Allora guardate, vedete qui si vede bene la maglia, metto il ferro, levo la maglia e tiro, è facilissimo, non è niente di, vedete che si vede la maglia, ecco, questo è un modo semplice per guastare, si fa presto e non si rischia di perdere le maglie, perché mentre con l'uncinetto le maglie non ce le perdiamo, mentre con i ferri subito. Ecco qua, sono arrivata, vedete com'è stato facile. Ecco qui, Allora riprendo quindi l'arancione, ecco, ripeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 insieme. Quindi il ferro questo lo chiamiamo 0, ne facciamo 1, 2 e nel terzo ci rivediamo. Ok. Dovremmo adesso fare questo giro qui dove faremo 8 dritti, 2 insieme, e poi però solamente un giro dopo, quindi facciamo questo giro 0 più 1, al prossimo riprendiamo le calature. Prima di fare questo però vi voglio far vedere, nonostante questo sia il rovescio, vedete questo è il rovescio, io vi voglio far vedere invece quest'altro cappellino che io ho già finito e vi facevo vedere dove siamo arrivati. Quindi questo è questo e qui erano i 10 centimetri. E abbiamo cominciato a fare le calature qua su questo azzurro, vedete, ecco qui le calature iniziano, eccola qua, vedete qui c'è la calatura, ogni 11 maglie, e poi proseguiamo, vedete, adesso stiamo praticamente qui, siamo circa qua e stiamo già stringendo così, vedete? Ecco qui, tanto per farvi capire come stiamo, dove stiamo e cosa stiamo facendo. Allora, adesso io andrò avanti. In questo giro devo fare 8 maglie al dritto, 8, quindi una. Oddio, mi si è perso il marcapunti, dopo non so da dove sono partita. Sì. È qua, sì, ok. Quindi 1. 2, 3, se vedete che le maglie sul ferro, queste sono tante, queste sono poche, continuate magari a fare 2-3 punti anche qui. 4, 5, 6, 7, 8, le 2 insieme. Magari qui lavoro un altro 2-3 maglie, quindi riconto 1, 2, 2, 3, 4, 5, basta, passo al centro, ecco le troppe, vabbè non fa niente, 6, 7, 8, 2 insieme, e riprendo con le 8. Quindi continuiamo questo giro, ne facciamo anche un altro di ferro e poi ci rivediamo per proseguire con quest'altro passaggio. Iniziamo quest'altro giro, questo foglio se volete io ve lo mando, adesso farò una foto e lo metterò all'inizio del progetto. Allora adesso dobbiamo fare 7 dritti e 2 maglie insieme, e poi però dobbiamo fare come prima abbiamo fatto un solo giro, una volta sola, quindi inizieremo con questo giro 0, diciamo così, e faremo 7 maglie al dritto, 2 insieme, poi faremo un altro ferro al dritto e ci rivediamo per il prossimo giro. Tutto qua, 7 al dritto, 2 insieme, e ripetere per tutto il giro. Sui ferri rimangono 50 maglie e famo un prossimo giro. Quando facciamo il giro questo qui, contate le maglie, non dico quando si fanno le diminuzioni, ma il giro successivo contate le maglie. Se fossero 51, insomma 49, non vi preoccupate, non succede niente. 50 maglie, quindi facciamo questo giro qui. siamo arrivati qui, quindi proseguiamo con 6 maglie al dritto, 2 insieme, e anche qui faremo un solo giro, un ferro in più, quindi questo sarà il ferro 0 con 6 dritti e 2 insieme, e poi faremo solo un giro in più. Io adesso ho questo qui che inizio, è il 7° giro dell'arancione, e quindi il ferro in più lo farò con l'azzurro nuovamente. Ci rivediamo quando ho finito di fare questo, lo 0 e il primo, il giro 1, e poi dopo andremo avanti. Adesso continuiamo con questo giro qua, quindi faremo 5 maglie al dritto, 2 insieme e un giro solamente, come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi 5 maglie al dritto, 2 insieme e poi un giro solamente, senza fare diminuzioni. Quindi ci vediamo tra un pochino, al giro prossimo cambierà, vedete, ci saranno 2 giri senza diminuzioni. In questo giro, dove non erano calature, spero che avete contato, e erano 35 le maglie che erano rimaste sui ferri. Ora questo giro qui ne abbiamo 4, dobbiamo fare 4 dritti, 2 insieme, e dovremmo avere alla fine 30 maglie, però questa volta dobbiamo fare 2 giri dopo le diminuzioni, ok? 2 giri. Ci vediamo tra un pochino. Allora, al prossimo giro faremo 3 maglie al dritto, 2 lavoriamo insieme, però i giri questa volta saranno 2 come in precedenza, eccoli qua. Poi, siccome non ho scritto quante maglie rimarranno, appena ho finito vi dirò quante maglie rimarranno. Quindi qui è sparito anche il marcapunti, non sarò perso strada facendo, perché io in effetti lavoro in un'altra parte, non qua quando lavoro, e invece qui faccio solamente i video, però tra qui e dove lavoro c'è una scala di mezzo, e quindi io salgo le scale, scendo le scale, risalgo le scale, è un continuo. Meglio così, mi tengo in movimento. Allora, questo passa di qua, però non così ma così, esatto, e qui iniziamo, questo lo passiamo di qua, perfetto, e qui facciamo 3 maglie al dritto, quindi 1, 2 e 3, e poi prendiamo la solita insieme. Quindi facciamo questo giro, diciamo 0, poi facciamo 1, 2 e ci rivediamo per fare ancora l'altro. Qui abbiamo quasi finito, praticamente le maglie stanno finendo. Qui mi sono divertita a fare un giro di colore diverso, solo così, non voglio ricambiare colore. Allora, andiamo qua, abbiamo fatto questo. Ah, non ho contato, adesso vi dico quante sono le maglie. 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 19, 20, sono 24, 24 maglie. Adesso andiamo a fare questo giro ancora, uno degli ultimi, e prenderemo 2 insieme al dritto, scusate, andremo a fare 2 insieme al diritto, no, scusate, perché qui ho cambiato un pochino io. Allora faremo 2 dritti, 2 dritti e 2 insieme, qui ho cambiato io perché lo volevo fare un pochino più lungo, e poi vi dirò ogni 2 giri, e poi vi dirò quante maglie avremo alla fine. Quindi 2 maglie al dritto e 2 insieme, 2 2 2, ok, fino a fondo. Siamo rimaste con 18 maglie sul ferro. Adesso andremo a fare una maglia e 2 insieme, ok? vediamo un po', dobbiamo cercare di farlo vedere, venire a punta, poi più è a punta e più è carino ovviamente. Allora facciamo, dicevo, una maglia e due insieme, così. Ancora, questo non c'entra niente, ancora è una maglia e due insieme, una maglia e due insieme, questa è la fine, cioè questo è caduto ma l'ho visto. Allora una maglia e due insieme, una maglia, due insieme, una maglia e due insieme. Ora facciamo un paio di giri con senza fare diminuzioni, quindi un paio di giri. Ho tolto un ferro perché cominciavano a essere troppi, quindi una, due, uno, questo lo facciamo tutto così, ecco, di nuovo di qua, così finisco anche questo pezzettino di filo che ho qua, ecco qui, uno, due, un giro solo perché credo che due non ce la faccio, ecco qui, quindi rimonto con l'azzurro, questo lo togliamo, ormai non ci serve più, e quindi finiamo qui, faccio un giro senza fare aumenti con l'azzurro, tanto si vede dov'è che stavamo. Nel prossimo giro faremo solo diminuzioni, questo lì lo finiamo insieme, a me piace lavorare più con questi ferri che non con i ferri circolari, per me sono più veloci, molto per me, poi ognuno. Ok, adesso facciamo questa e iniziamo a chiudere, quindi due insieme, due insieme anche qua, eccole qua, due insieme anche qui, adesso continuiamo così, due insieme, poi facciamo un ultimo giro senza diminuzioni, ecco, e poi andremo, oddio, aiuto, e poi andremo a chiudere questi due insieme, eccoli qua, aspettate perché mi aveva preso un filo solo, eccolo, e questo facciamo un giro che una, andiamo due, in 4 e ok, se non sbaglio sì, abbiamo finito. Adesso possiamo pure farne un altro di giro, questo a vostro piacimento. Aspettate che mi stanno sfuggendo le maglie, eccole qui. Adesso prendiamo un ago da lana, chiudiamo questo, tagliamo il filo, infiliamo, forse l'ho tagliato un po' troppo corto, vabbè, ce lo facciamo abbassare, ecco. Allora iniziamo di qua, una, due, senza che ci sfugge, poi questo va così, due, e questo è l'ultimo. Poi fermiamo tutti i fili e abbiamo finito il cappellino, ecco qui. Ok, adesso questo lo appoggio solo così, poi lo fermo meglio per farvi vedere, ecco qua. Ma è troppo carino, eccole qua. Adesso mi fermi, lo aggiusto un pochino, ecco, sono venuti un po' diversi, vedete, questo perché non mi ero scritta quello che avevo fatto alla fine, però sono bellini tutti e due. Allora, quindi dipende molto da quanti giri fate, Se qui noi facevamo due giri, un giro, quindi se voi continuate con due giri questa punta viene un po' più lunga. Abbiamo finito, sono proprio felice. Adesso li porterò mia figlia, e dopo aver fermato tutti i fili li porterò a mia figlia, glieli faccio mettere alle bimbe e poi vi farò una bella foto. Il cappellino è finito, eccoli qua. Ok, ciao a tutti, grazie per aver visto i miei tutorial, questo lo dico sempre, spero che nel frattempo vi siete iscritti al mio canale, mi seguite, e io ho anche un canale YouTube, qualche cosa metto anche su Pinterest, ma poche cose, e, ho un canale YouTube, anche un canale Instagram, ma sinceramente uso poco sia Instagram che Pinterest, mi trovate più su Facebook per qualsiasi consiglio che vi serve, sempre La Maglia di Rossella, cercatemi, è un gruppo. E qui su YouTube se mi scrivete io rispondo sempre. Ok, grazie ancora e niente, al prossimo video.